Salve a tutti, Franz dal vostro Super Corris. Sono carico, raga, oggi sono eccitato. È arrivato dopo un anno di duro lavoro il primo sponsor del canale. Allora, raga, è uno sponsor piccolo per iniziare, però si inizia sempre dal basso, come abbiamo dimostrato noi partendo da zero. Mi ha fatto piacere perché tanti che mi hanno chiesto ti voglio sponsorizzare, quello e quell'altro, il microfono, il volante, il gioco, e dopo non se ne è fatto nulla. Questa ditta invece è una ditta cinese che mi ha contattato, mi ha proposto di inviarmi l'oggetto se lo volevo recensire e me l'ha mandato, quindi poche chiacchiere e molti fatti. Sono contentissimo perché finalmente qualcuno si inizia a svegliare su di noi, inizia a notarci, e questa è una cosa positiva perché vuol dire che il canale cresce. Prima di iniziare, raga, iscrivetevi al canale Telegram Supercorris offerte Amazon, dove troverete anche questo bellissimo oggetto in promozione. Quindi iscrivetevi, perché troverete questo e altro, lo trovate anche in descrizione del video, chiaramente. E soprattutto sul canale ufficiale Supercorris, dove di Telegram sempre, dove trovate in anteprima tutte le mie anteprime, notizie, video che usciranno la sera, il giorno dopo, quindi tanta roba. Allora, raga, innanzitutto ve lo faccio vedere subito. Ta-da! Allora, questo è un caricabatterie, ricarica per pad, che è oltre ad essere un oggetto bello, quindi esteticamente gradevole da vedere, anche soprattutto io che faccio video, da poter poggiare dietro per far vedere durante video, è anche un oggetto molto utile. Perché è utile? Perché la PlayStation 5 ha le porte posteriori già tutte occupate a me, col volante e con cose che mi servono per giocare. La porta anteriore, una volta che io ci collego il microfono, perché io ho l'adattatore, lo collego direttamente anteriormente alla PlayStation 5, in quanto con queste cuffie, se le mettiamo nel pad, abbiamo visto che l'audio esce uno schifo. Quindi finché non comprerò delle cuffie per PS5 adeguate, raga, sono costretto a fare questo. Mi serviva un metodo per ricaricare il pad, perché tutte le volte che gioco col volante e magari il pad è fermo lì, si scarica. Quindi è davvero molto utile, raga, questa piccola postazione di ricarica che andremo a vedere adesso. Faremo l'unboxing e vi spiegherò anche esteticamente com'è tutto. Perciò, raga, è un oggetto bello da vedere, è un oggetto bello anche da usare. Chiaramente si chiama Oibo la ditta. Questa ditta, vedete, made in Cina, cinese, sono stati molto seri, molto precisi. E mi ha fatto veramente piacere avere rapporti con loro, li ringrazio, raga, e vi dico che può darsi anche che in futuro ci siano altre collaborazioni, perché fanno tante cose belle. Per esempio c'è una bella base per la PS5 dove potete inserire anche i CD proprio con la confezione laterale, non è male. Andiamo a vedere che c'è nella confezione, raga. Ecco qua. Allora, unboxing volante. Allora, cavetto USB. Ah, questo è proprio il cavetto, quindi avete un secondo cavetto, raga, per collegare al pad della PS5, vedete? Non avete bisogno per forza di quello originale PS5. Guardate qua, raga. Madonna, quanti fili ho. Vabbè, Franz, non so cosa siano, dopo dobbiamo provare comunque questi fili. Andiamo a vedere all'atto pratico l'oggetto in sé. Allora, c'è... ah, c'è pure l'adesivo. Bello. Allora, raga, ci sono, va bene, i fogli di istruzioni, dove ci sono anche le istruzioni in italiano. Ve lo dico così, se vi interessa. No, sono in inglese, va bene. Eccolo qua, raga, guardate quanto è bello. Molto compatto, piccolo. A me sembra veramente carino. Qua dietro ci sono gli agganci, cosa dovete attaccare, vedete? Attaccate qui, praticamente, ho capito. Quindi praticamente che succede, raga? Un filo è quello che dovete attaccare al pad della PS5. Se lo volete collegare potete fare pure direttamente pad PS5, USB della PS5. Oppure, raga, lo potete attaccare e metterlo a una presa USB qualunque, della televisione, qualsiasi altra cosa. Qua davanti ci dovrebbe essere un'illuminazione quando l'accendiamo. Comunque, Franz, è molto molto compatto. E qui sotto perché è così? Ah, ha questa gomma sotto per fissarsi. Per fissarlo se avete una scrivania dove lo poggiate. Oh, è veramente bello, raga. Semplice, semplice, leggero, leggero, non male. Devo dire che non mi dispiace. Vedremo adesso come va una volta che l'abbiamo collegato. Se funziona, come funziona.
Vedete, ha questi due spinotti dove mettete il pad sopra, dovrebbe essere pure abbastanza stabile. Lo voglio provare anche vedendo se stessimo giocando e ci vogliamo mettere questo vicino, tipo come abbiamo fatto col dock della PS4, per esempio su Truck Driver, i giochi di camion dove bisogna girare l'inquadratura, era molto comodo. Adesso ce l'andiamo a provare con PS5, vediamo un po' se funziona, raga, andiamo sopra, va. Eccoci qua, raga, allora praticamente ho collegato il filo dietro, vedete, on e off, c'è pure l'interruttore. Non so se si vede. Mettiamo on. C'è questo doppio allaccio USB che non ho capito perché, se qualcuno sa il perché me lo dica. Lo attaccheremo qua anteriormente alla PS5, raga, ma questa presa USB, normalmente che vedete qua, è la presa dove attacco le cuffie. Vedete come si è acceso subito il LED anteriore. Proviamo a mettere il pad sopra, a vedere se funzionia. Ecco qua, raga, guardate che bello. Guardate che figata. Si è acceso il pad. Una gomma, devo dire, molto molto resistente. Guardate qua che roba, raga. Bellissima l'illuminazione, vedete come fa questi effetti. Avvicino la telecamera, così potete vedere meglio. Vedete, raga, quanto sono belli gli effetti. Sta segnalando che il pad è in ricarica. E fatemi pensare un attimo. Se stessimo giocando, raga. Oddio. È molto stabile sulla scrivania, come gomma sotto, come potete vedere, è molto difficile da spostare. Però la stabilità, se volessimo girare la telecamera, vediamo che non è proprio il top. Però, raga, non è quella la sua utilità. Quelle sono delle utilità che recupero io, come per esempio, guardate qua. Ecco il dock di PS4. Se vi ricordate, fatemelo rimettere a posto col pad. Se vi ricordate, c'era un utilizzo buono anche per giocare, tipo a Truck Driver, dove noi potevamo in quel momento usarlo per mantenere il pad. Ecco, io adesso non riesco neanche a mettere il pad PS4 dentro il dock. Eccolo qua, vedete, raga? Questo era buono perché vi permetteva di, con una buona stabilità, quando stavate giocando, voi premevate gli analogici e riuscivate a girare. Quindi da questo punto di vista, questo è un utilizzo che con questo si può fare, con questo un po' di meno, raga. Però è molto più bello da vedere questo rispetto al dock PS4. Bellissimi questi LED, cioè guardate, raga, guardate che è bellissimo, L'estetica è davvero accattivante. LED che lampeggiano anche posteriormente, cioè guardate qua, per tutto l'arco del... Davanti è bello. Non è davvero niente male, eh? Ora bisognerebbe capire i tempi di ricarica. Io non ho acceso neanche la TV. Vediamo un attimo con la TV accesa. Bisognerebbe capire i tempi di ricarica. Però, raga, alla fin fine, io che gioco col volante, per esempio, in questo momento sarei giocando col volante. Il pad si ricarica, anche perché con l'USB si può attaccare direttamente dietro la televisione. Si sta ricaricando? No, che spegne. Vediamo se sta ricaricando, raga. Sì, vedete? Non lo vedete, voi ve lo faccio vedere io, guardate là. Si sta ricaricando, friends. Sì, quindi funziona perfettamente. Funziona, raga. Oddio. Facciamo la prova ad attaccarlo dietro la USB della TV. Va attaccato la presa anteriore di PS5 e funziona. Questa è la presa ufficiale. Quindi non funziona se l'attaccate dietro. No, funziona pure se l'attaccate dietro, vedete? Probabilmente era scomparsa l'immagine prima. Allora dovrebbe funzionare pure sulla TV, presumo. Fatemi vedere se funziona dietro la televisione. Sì, ecco qua, raga. Allora, risolto. Come dicevo io, perfetto. Ottima cosa. Funziona su qualsiasi generatore di energia USB, vedete? Guardate là. Si sta ricaricando anche attaccato dietro la TV. Così è perfetto per il mio utilizzo, perché anteriormente alla PS5 là attacco le cuffie. E questo
ricarica pad PS5, lo collego dietro la televisione e posso tranquillamente giocare col volante e riuscendo a ricaricare il pad, che vediamo che se no si scarica sempre perché rimane acceso anche quando giocate a qualche altra cosa. Chiaramente se ve lo mettete vicino, raga, e andate con delicatezza, potete anche muovere gli analogici, vedete? Se andate con forza, chiaramente si muove il tutto. Però, friends, che vi devo dire? Secondo me è un bello oggetto. Non è male, le dimensioni sono compatte. Guardate la mia mano. Le dimensioni sono molto compatte, quindi è un bello oggetto di design. Vedete, lo piazzate qua vicino alla PS5. È davvero bello da vedere. Perciò, raga, per dare un giudizio finale, dico, i materiali sono buoni. Sono buoni materiali, abbastanza solidi, bella l'illuminazione, tutto molto solido. La gomma che posta sotto al caricatore è molto molto... fa molta presa, guardate qua quanta presa fa, raga. Quindi a livello di materiali tutto molto bene. A livello estetico è bello, bellissima proprio l'illuminazione, quindi davvero molto buono. Si collega un po' ovunque e questo era quello che mi interessava, quindi bene anche questo. Raga, il prezzo sta sulle 20-21 euro a prezzo pieno. Già ci sono tante offerte sul nostro canale Telegram, le trovate a davvero, mi sembra ora sta sulle 18 euro, quindi trovate anche il link in descrizione. Quindi raga, per me è un oggetto, per chi vuole un oggetto di design e funzionale, se lo può prendere, perché per me vale la pena. Quindi raga, vi ringrazio per aver seguito questa recensione. Se vediamo, voglio. Oh.